amici. Se vuoi, sei forte. Tanto vale che tu vada a cercare amici da un'altra parte. Ah, sì? Tu sei proprio una banderuola svolazzante, brillante un minuto e una lagna il minuto dopo. Quando avrai deciso di non essere più una lagna, chiamami. Meglio essere una lagna. Wow! Bella questa festa e la tua amica. Ma che amica? Quella era l'amica di Re. Cosa? Non ci credo. Chiedo scusa a tutti i poni per aver portato qui Gilda. Non sapevo che fosse così maleducata. E Pinkie Pie, mi dispiace che abbia rovinato la festa che hai organizzato apposta per lei. Ehi, se preferisci frequentare questa festa non c'è problema. Preferisco frequentare te. Non mi terrai il muso? Niente muso, promesso. Pinkie Pie, scusa se ti ho accusato di aver giudicato male Gilda. Sono io ad aver giudicato male te. Non fa niente, Twilight. Ogni tanto capita anche a te di essere meno intelligente del solito. Forza, Pony! Abbiamo una festa da portare a tutti! Adorata Princess Celestia, oggi ho imparato che è difficile accettare che un maleducato qualsiasi rubi le attenzioni di un pony a cui tieni molto. Ma se non è possibile decidere chi può frequentare i tuoi amici, puoi sempre controllare il tuo atteggiamento e non farti influenzare. E la differenza tra un vero e un falso amico prima o poi salta fuori. Vostra fedele allieva, Twilight Sparkle. Cara Twilight Sparkle, mia allieva prediletta. Oh, simpatico questo inchiostro.